Eccoci qua. Eccomi qua a fare l'ultimo resoconto dei dialoghi con Giorgia Meloni. L'ultimo, avete capito, da stasera lascio l'incarico. Perché la ragione principale per cui lo lascio è che nessuno si è offerto di darmi il cambio. Un silenzio assordante. Posso dire solo questo. Io giustifico soltanto costanze, perché è di un'altra razza. Ma voi a volte mi domando, ma di che ceppo siete? E questo è il secondo motivo per cui lascio. In 20 secondi ho detto razza, ho detto ceppo, mi sto rincretinendo tutto il giorno al telefono con questa a parlare di Lollobrigida. Oh, ma possibile che sto poveromo, tutte le volte che prova a parlare della supremazia bianca, viene tacciato di razzismo? Lascio anche per la fatica fisica. Ho dovuto difendere l'enciclopedia Treccani con il mio stesso corpo, perché a un certo punto volevano occupare pure quella. Ma te pare che una sedicente enciclopedia universale per la parola razza fornisce solo tre sinonimi? Ma che ce fa mio cognato con tre sinonimi? Quello ne consuma una settimana. Che poi poraccio, razza non lo può dire, etnia non va bene, se dice ceppo si scopre che c'è il doppio senso. Ma allora scrivicelo, scusa, che ceppo non è solo sinonimo di razza, è pure sinonimo di sto ceppo. Se sei un'enciclopedia che ambisce a rappresentare l'Italia, ce lo devi scrivere, l'Italia di sta ceppa, dico io. Cosa? No, dico niente. Lascio anche perché sinceramente il dialogo è diventata abbastanza sterile, ma devo dire anche per colpa mia, perché io ci sono rimasta molto male quando ho scoperto che il libro Io sono Giorgia era pieno di bugie. Mi sono molto amareggiata, turbata, ma anche proprio per la natura di queste bugie, perché io capisco che sei in campagna elettorale, non vuoi raccontare che tuo padre è stato arrestato per spaccio, cioè una cosa brutta, però è comprensibile. Capisco che ti senti in imbarazzo a dire che tua madre ha scritto un'ottantina di libri semipornografici, anche se io la trovo straordinaria, per esempio quando scrive come un'asta che rifulge irrorata di sangue. Io penso, non sono mai state dette tante belle parole per descrivere il ceppo, però non capisco per quale motivo si sia inventata di avere dato fuoco a casa quando non era vero. Siccome sentivo puzza di bruciato, gliel'ho chiesto, dico, mi dica la verità, questa bugia ha a che fare con la solita vostra stramaledettissima narrazione della destra, brava, dice lei. Dico, mi faccio indovinare, stava cercando di costruire un'epica alla fiamma. Fuochino. Ho indovinato al secondo tentativo, Game of Thrones, ha copiato la scena di Khaleesi nel rogo, brava, l'imbruciata so io, esatto. Dico, esatto, sta ceppa, cioè io ve l'ho già detto l'altra volta, sono sempre stata proprio rispettosissima nei confronti di questa loro cultura del fantasy, no? Non c'è mai avuto quegli atteggiamenti spocchiosi tipici dell'intellettuale di sinistra, quello che si presenta con una pila di libri, prima leggi questi e poi parliamo. Mai ho fatto così con la Meloni, mai ho fatto così con nessuno, devo dire la verità, però dopo sei mesi non ce l'ho fatta più, le ho detto troppo fantasy fa male al cervello, signora Meloni. Basta con questa narrazione, non ci servono le favole, ci servono 5 miliardi per l'Emilia Romagna, ci serve che prendete i soldi del recovery, ci serve che risolvete il dissesto, la sanità, il lavoro e tutte le altre cose. Sono stata molto dura, anche perché ero venuta già bella carica dal Salone del Libro. Poi è chiaro, mi cacci pure l'Annunziata, ma io come campo? Voglio dire, massima solidarietà per Lucia, abbasso sempre i balletti a 360 gradi, questo lo voglio dire. Dopodiché parlare con la Meloni è proprio parlare col muro. Asabi, avevo sentito la nuova narrazione sulla strage di Bologna? No! Ma davvero non ti interessa sapere chi non è stato? No, dico, non mi interessa sapere chi non è stato. Oltretutto aggiungo che questa vostra narrazione è pure sempre un po' deludente. Voglio dire, Stopino Insegno, per esempio, sembrava che dovesse fare chissà che cosa. Alla fine conduce l'eredità al posto di Insinna, sai che rivoluzione.
dice lascia sta che Pino sta incavolatissimo perché dice al programma se sbagliano sempre il nome, chi lo chiama Anzonno, chi lo chiama Insinna, chi gli dice c'ho sonno, e dico Insinna Insegno si confonde, ma io gli dico vattene, ma stai sprecato questa là, non te vada a fa carta bianca, ma vattene a Gheo in Gheo che almeno mi controlli tutto il globo terraqueo. Posso permettermi di dirle che pure sto globo terraqueo ha rotto le scatole? Lei sta sempre all'estero. In 6 mesi aveva girato tutto il mondo, Albania, Egitto, Indonesia, quando è successo Cutro stava in India, quando hanno bocciato il DEF stava a Londra, ora con l'alluvione stava in Giappone. Lei si deve concentrare sull'Italia. C'ha presente quel paese pieno d'eccellenze? Dice, ma quale? Quello dove fanno il parmigiano buono? Dico, brava, quello. Posso dire una cosa? Bellissimo paese per andarci in vacanza, ma non per starci. Cioè, dovevamo servire la nuova narrazione della destra. Per fare queste considerazioni. Mi vuole rispondere nel merito? Io la sto accusando, io le sto dicendo che voi siete capaci soltanto a prendervela coi poveri e con le minoranze, bambini compresi. Sto dicendo che montate le campagne assurde per togliere dei diritti che non fanno male a nessuno. Oh no? Ah, perché secondo te due uomini che si sposano non tolgono il diritto a una donna da avere un marito gay? Veramente era diventato un dialogo fra sordi. È bellissimo questo. Ma l'evento che ha purtroppo scatenato la rottura, ancora non ve l'ho raccontato e sinceramente non so nemmeno se ve lo devo raccontare perché è una cosa abbastanza personale che riguarda proprio lei, vabbè ve lo racconto. Stavamo sempre discutendo queste cose, i gay, lei dice no, dobbiamo tornare alla narrazione in cui c'è proprio un lui, lui, e una lei, lei, come il grande romanzo patriottico Renzo e Lucia, scritto dal grande patriota Viale Mazzini, dico se mai Viale Manzoni, ma dico sta vostra idea che uno diventa gay perché guarda un film sui gay, non sta né in cielo né in terra, lei dice no, non scherzare su queste cose perché a me invece mi è successo, e me lo dice con tono che sinceramente mi ha colpita e ho cercato di capire a che cosa si riferisse. Dice, hai visto quel film dove stanno insieme la Bue e la Ferilli? Dico io e lei, quello di Maria Sole Tognazzi? Dice, brava, quello per esempio è un film micidiale, oh, a me mi ha distrutto la vita quel film, non sono più la stessa persona, quello te lo toglie dalla circolazione. Dico, ma l'ha visto adesso? Dico, ma ha fatto vedere quel deficiente dei Donzelli, che poi lo sa che io sono pressionabile. Ma dico, mi sei piantato nel cervello, non riesco a pensare altro che a quel film. E dico, ho cercato di capire un attimo, insomma, che diavolo l'avesse turbata così tanto. Mi dice, ci ha fatto caso che nel film lei è mora e quell'altra è bionda? Dico sì, la Bue e la Ferilli, una è mora e una è bionda, insomma, è pure un po', volendo, ho detto, uno stereotipo di genere. Ha visto pure la Pascale e la Turci, una bionda e la mora, una di sinistra e una destra, insomma, e poi, appunto, fa lei, dico... Appunto, in che senso? Non ci vedi tantissimo io e Ellie dentro a quel film? No, vi assicuro, voi ridete, però io ci sono rimasta veramente, ho detto Ellie Schlein, intende, so perché, capire. No, gli ho detto assolutamente, cioè, ma che cosa sta cercando di dirmi? Asabim, mi sono presa una trambata. Ho cercato di dissuaderla, ma è una partita, ma è vero che c'è un'altra, dicono, hanno scritto tutti i giornali. È pure giovane, è pure molto bella, però non è presidente del Consiglio, ma si vergogni. Naturalmente rispetto al film, ti ricordi, Amora faceva il maschio, fra Melli, naturalmente l'uomo sarei io. O sono i nostri corpi che parlano, ho detto, guardi, è là che è stato proprio il momento in cui ho mandato all'aria tutte le regole del dialogo, ho urlato. Ho minacciato, ho detto le parole che mai avrei pensato di pronunciare, ho detto lei non è normale, ho detto lei è un mostro, lo so, ho sbagliato, forse sono stata egoista, però ho pensato, ti pare che
la prima volta che abbiamo una segretaria di sinistra, dobbiamo vivere con questa preoccupazione. Abbiamo già sofferto tanto con la bicamerale, dobbiamo sopportare pure la matrimoniale. No, mi sono detta, questo matrimonio non sa da fare, come disse il grande Viale Manzoni. E sono tornata sulle mie posizioni, io con i fascisti non ci parlo e ho attaccato per sempre. Sabina Guzzanti!